a tutti in un altro episodio malato, come si suol dire, della serie Gnac, che così si può definire, ecco. Altro episodio malato, non perché cioè, sì, oddio, anche il gioco è un po' fuori di testa, ma sono anche abbastanza rintronato anch'io. Allora, dunque, purtroppo è passato soltanto un giorno perché registro quando mi sento bene, ecco. Solo che sono abbastanza cadaverico, tipo, no, allora sono più di là che di qua, per farla breve. E niente, dovrei riposarmi, ma c'ho cose da fare, devo andare a lavorare perché con 37 di febbre non ti fanno manco stare a casa se piagni, e cazzate varie. Dunque, cosa stavo facendo? Non mi ricordo. Ah sì, dunque, ho sbrindellato lo sbrindellabile e mi sono ricordato che c'è l'Industrialcraft, quindi potrebbe essere una cosa molto carina, anche se noi teoricamente dovremmo preferire la Mechanism o la Thermal, perché, o anche l'Enderaio, se ci sono, perché ci danno i drop secondari di oggetti, cose, persone e animali. Dunque, a parte avere un problema con il mouse, che c'è della roba in mezzo ai coglioni che non me lo fa muovere come voglio. Allora, cosa abbiamo fatto? Qua ho messo, qua c'è del vetro. Poi qui abbiamo messo un cazzo. Qua abbiamo messo, ah, il Growth, che è della Tinker, perché mi sono rotto, cioè, diciamolo, mi sono rotto le palle. Quindi, dato che non avevo assolutamente mai vista qua a sgrindellare, perché devo ancora andare in miniera e cazzate varie, mi faccio sta fottutissima fornace della Tinker lì, de sto gran cazzo, la vado a piazzare da qualche parte in giro per il mondo sopra una ciminiera. Anzi, la potrei mettere sopra la torre energetica come se fosse una ciminiera. Carino, sì, bravo, bravo, mi piacciono le tue idee. E poi, do cazzo è? Ah, e poi qui stavo facendo i Seared Brick, che ovviamente è la continuazione del Growth, che stavo facendo qua. Quindi adesso non mi ricordo quanti me ne servono, però non la farei neanche più di tanto alta. Forse ne ho fatti fin troppi. Qui quanti ne mancano? 50, ci mancano 9, ma sì, che se in cula. Quindi mancano 8, e quindi anche qua ne mancheranno 8. Perfetto. Allora, dunque, giusto per fare un ripassino. Il coso base della Tinker è il quadrato, puttana Eva, è il cubo quadrato, il Seared Brick, no? E chi te sen cula. Poi il cubo secondario, vabbè, un coso, uno dei tanti, ecco, dovrebbe essere quello rotondo, che è il Smeltery Controller. Poi dunque, cosa ci serve? Ci serve la contenitore della lava, che dovrebbe essere tipo così, così e così. No, questo qui è il Widow, quindi il coso della lava dovrebbe essere quello 1 e 2, perfetto. Il Seared Tank, perfetto. Poi non mi ricordo più che cazzo serviva. Mi ricordo che serviva tipo questo, che è il calderone per fare i cubi. Poi serviva questo, che è il tavolo, e qui serviva questo, che è il coso, no, il casting channel, no, mi serve l'altro, il faucet, che è quello piccolino. Mi manca il coso, quello per far uscire i liquidi, che mi sfugge come si fa. Ah, 2 e 2, ok, perfetto, scusate, mi sfuggiva questo, perfetto. Ah, intanto abbiamo vinto il Mighty Smelting della Tinker. Cosa ci serve d'altro? Mi sembra niente. A parte la lava, potrei fare un po' di questi e siamo a posto. Facciamo 8. 3, 6, 9, 12, 8, ma sì, 8 per iniziare, no, aspetta, 8 è soltanto la base, 9 è la base, quindi ce ne sono poi altri 8.
Siamo al pelo al pelo. Allora, dunque, direi che si può anche andare a costruire, quindi a questo punto dovrei aver tutto, più o meno. Però quasi quasi, già che ci siamo, vaffanculo. Mi prendo questi, mi prendo questi, ci butto dentro questo e ci butto dentro questo, e vaffanculo. Allora, dunque, dobbiamo uscire e andare verso la nostra piramidozza, che abbiamo detto che la... Abbiamo detto, sul momento ho inventato di farla di qua. Eccoci qua. Allora, dunque, la piramidozza che è già di suo un 3x3, quindi possiamo togliere la torcia. Ci piazziamo. E però poi come faccio a entrare dentro? Vabbè, che stia in culo. No, aspetta, il 3x3 però. Poi c'è tutto attorno, quindi stavo già facendo una cazzata. Fermi tutti, questa è una bestemmia. Quindi devo togliere prima questi e sotto ci sarà. Ah no, pensavo ci fosse già il il durone, invece no. Pensavo ci fosse già la stone. Quindi teoricamente io faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Poi qua attorno ci metto questi, ne ho degli altri? No, quindi stiamo all'occhio dove li piazziamo. Anzi, no, forse non mi servono neanche metterli qua, mi servono solo come appoggio per fare il giro dei mattoni. Non mi ricordo più. Eh sì, devo farla infossata di una perché qui c'è il giro di mattoni e qua ci sarebbe il faucet che esce. Sono un cretino, va bene, perfetto. Mi hanno appurato che ho sminchiato come al solito. Se non me le programmo le cose, tanto per cambiare, le sminchio. Allora, quindi dobbiamo scendere ancora di uno. Eh già, piccoli errori di valutazione, ma non saranno queste fermarci. O forse sì. Non lo sappiamo ancora. Se non andasse a scatti Minecraft mi farebbe anche un favore. Allora, scava, scava via veloce, che non c'ho, non ho la cosa. Dai, su. Allora, dove sta? Questi. Ah, 17. Ah, sì, si sono sommati agli altri, i cartini. Allora, dunque, abbiamo detto, dunque, da un lato, dunque, io se esco di casa esco da di là. Guarda che non la userò quasi mai, quindi chi se ne cura. Quindi qua potrei fare tipo così. E poi di qua facciamo questo, poi qua mettiamo questo, di qua ci mettiamo questo di qua per farla simmetrica. Dovrei fare un altro coso che gli fa uscire la lava, ma chi se ne incula, cioè che fa uscire i smelting, ma pace. Poi 1, 2, 3, 4, 5. E 6. Ok, dovrebbe tendenzialmente funzionare adesso, no? Yes, uno slot piccolo ma funziona. Ok, ho usato solo un glass, perché? Non lo so, non si sì, dico, ho sminchiato qualche calcolo. Vabbè, dobbiamo avanzare 17 di questi, poi magari l'alziamo ancora di uno o due gradozzi. Di qua ci devo mettere l'altro fo. Ah, giusto. Scusi. Proprio lei cercavo, ecco. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Così abbiamo il crafting in diretta. Togliamo questo. Dov'è? Questo qua. Ci piazziamo questo e siamo tutti contenti. Voi là. E poi dobbiamo, bene, dobbiamo alzarla di 1, ma che te se in culo. Alziamo poi la prossima volta. Da una parte ci mettiamo il tavolino. Tipo così. Che lo useremo soltanto penso una volta, e dall'altra parte ci mettiamo il coso, che però adesso stavo pensando che mi servirà di più il tavolino, quindi è meglio se li inverto, perché sono giustamente mi servirà di più il tavolino, perché farò soltanto un paio di oggetti,
tipo un paio di armi, un paio di picconi, e poi il resto, appena si riesce, si butta su un quarry e vaffanculo, come si suol dire. Comunque, prima che mi venga dato sire, prima che muoia da qualche parte con uno scheletro che mi segue, cazzo, ci stavo pensando adesso, non ho le cose. Fanculo. Se morisse, scusi, lei potrebbe morire male, grazie. Mi farebbe quanto un favore. Ottimo. Ok, dicevamo, mentre io esco da quella specie di miniera, ci vediamo nella prossima puntata. Devo chiudere l'ingresso, effettivamente. Ci vediamo nella prossima puntata, sperando di star meglio, ma dubito seriamente perché purtroppo me la sto già tirando avanti troppo, sta specie di influenza. E niente, mentre mi sto stirando, ma voi non vedete perché sono uno straccio, vi saluto con l'inquadratura di queste, anzi, con l'inquadratura di questo grindstone che penso che non verrà più usato, l'ho fatto solo così per sport, per i primi due pezzi di ferro che poi alla fine non ho manco usato perché sono ancora qua dentro, li ho sbrindellati ma non li ho ancora usati. E niente, quindi ci vediamo nella prossima puntata. Saluti, saluti e baci al Quartz Grindstone, di sto cazzo. Ciao!